d'Italia 2015 riserva davvero tante sorprese. Tantissime sono le novità presentate in questa edizione speciale 2015. E passando qui nei dintorni del corridoio C, ho visto questo Bevila Così, con una macchina che di fatto conoscevo, perché lo scorso anno questa macchina qui è stata oggetto di un'intervista simpatica con Fabio Cottone. Allegra, sì, esatto, Fabio Cottone, che è di nuovo qui con me. Buongiorno. Ciao a tutti, i telespettatori di Vending TV e Vending News. A fine giornata è dura, lo so che è dura. Però resisti, anche e soprattutto perché hai l'opportunità in pochi minuti di andare a spiegare che cos'è questo marchio Bevila Così, la frutta in succo. Lo scorso anno, dicevamo, questa macchina è stata oggetto di un'intervista. E oggi? In realtà è un'evoluzione, la solita evoluzione annuale di Zerika. Ogni anno un prodotto nuovo, ogni anno una novità, e quest'anno ci siamo messi a giocare con la frutta. La frutta, in realtà, in questo mondo che è quello del vending, come sai benissimo, è fondamentale, cioè, o perlomeno il beverage, sai che è importante per tutti coloro i quali sono interessati al vending, e abbiamo pensato di perché non creare qualcosa di nuovo in una macchina così piccola, e siamo riusciti a utilizzare quello che è il know-how di Zerika degli 84 anni che portiamo benissimo, per poter gestire qualcosa che era ingestibile fino a qualche tempo fa. Cioè, siamo riusciti a introdurre dentro una macchina di dimensioni veramente piccole, perché considerate che vista dall'alto, forse in TV non si riesce veramente a capire, ma vista dall'alto è grande quanto un iPad. Siamo riusciti a mettere anche due bottiglie di succo concentrato al 75% con cellule, quindi stiamo parlando di altissima qualità, ed erogare ad una velocità che secondo me, o perlomeno agli occhi degli operatori, non esisteva ad oggi. E allora io ti interrompo, ecco qui, io prendo una delle bottiglie di succo che erano appoggiate su uno dei tavoli per mostrarla agli amici spettatori. È questa la bottiglia? Questa è la bottiglia, una bottiglia da 750 ml che riesce a erogare fino a 6-7 volte il suo contenuto, quindi significa mediamente dai 6 ai 7 litri di succo con una sola bottiglia. E in questo caso noi abbiamo un succo di mela che è anche quel contenuto all'interno di questa colonnina, che è veramente uguale, direi, a quest'altra. È la stessa precisa, solamente ci siamo adoperati affinché nello stesso spazio riuscissimo a mettere due bottiglie di queste dimensioni e continuare a erogare l'acqua. Cioè, questa macchina non eroga solamente il succo, eroga contestualmente anche l'acqua, quindi acqua fredda e due succhi anche differenti, non per forza perché la vedi verde qui è solo perché ci serve a noi nel contesto, ma in realtà la macchina sarà sempre in acciaio inox e poi tu decidi quali succhi mettere all'interno. E allora io mi sposto da quest'altra parte, resta fermo in modo da mostrare attraverso la telecamera intanto in che modo può uscire fuori, venire erogato un succo. Qui abbiamo succo di mela, è corretto? Sì, sì, mela. Faccio vedere, di una semplicità unica. Si prende il bicchiere, si va sotto. Fatto. Non so se hai visto la velocità con cui abbiamo riempito un bicchiere. Pochissimi secondi. Assolutamente sì. Beh, io... Se non lo assaggi... Ecco, poi dicono, poi gli amici di Facebook, di LinkedIn, di Twitter mi dicono: ma tu bevi sempre, ma tu mangi sempre. Non sanno che io devo purtroppo poi andare in qualche modo a sacrificarmi per... Vabbè, poi vai in palestra, no? Certo, fra le 2 e le 4 del mattino ovviamente. E allora, cin cin, sentiamo, questo è succo di mela. Gustosissimo, e non lo bevo tutto solo per motivi legati alla dieta, lo appoggiamo da quest'altra parte, ma assolutamente succosissimo, molto 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 gustoso. Per
darti un'idea, veramente i gusti già presenti sul mercato sono tanti. Consiglia dall'ace, ananas, arancia bionda, rossa, fragola, kiwi, mela verde, pompelmo giallo e rosa e altri 5 gusti entro l'anno. Quindi saranno albicocca, mandarino, pera, pesca e tropical mix. Per l'approvvigionamento dei succhi successivamente? Direttamente tramite l'ordine, direttamente in fabbrica da noi, e provvederemo poi a far avere tutto quello che necessita per l'approvvigionamento sia delle macchine che per i succhi. Fabio, a titolo puramente informativo, possiamo lanciare un prezzo di riferimento per questa colonnina? Più o meno considera che oggi abbiamo un'offerta fiera che durerà fino alla fine di giugno ed è di 650 euro compreso due di queste bellissime bottiglie, quindi credo sia un'offerta che non si trova sul mercato con questo prezzo e questa tecnologia, perché ripeto, non è una macchina che viene da una novità studiata 6 mesi fa. Quello che è il know-how di Zerika, che ha utilizzato in questi ultimi 20-30 anni, quindi conosciamo benissimo quello che è il refrigeratore, abbiamo solamente aggiunto la possibilità di poter erogare qualcosa che a ieri sembrava veramente difficile con un concentrato di altissima qualità come questo, che è un 75% con cellule, è veramente alto. Fabio, infine, il vostro target di riferimento, non solo gestori per uffici piccoli, medi o grandi, ma anche e soprattutto Autovoom e Oreca. Sì, Oreca, abbiamo avuto il grande affetto di alcuni nostri amici qui in fiera che ci hanno chiesto: ma la macchina per il breakfast? Eccolo! Ebbene, non è distante da come tempi, è proprio già in produzione. Noi siamo qui a divertirci in fiera, abbiamo i nostri colleghi in azienda che stanno continuando il loro lavoro e siamo entro un paio di mesi già pronti anche per una soprabanco bellissima che erogherà anche fino a 4 gusti contemporaneamente, oltre l'acqua fredda e frizzante. Prima però sfatiamolo questo mito: noi andiamo a divertirci in fiera. Ma ci divertiamo in fiera perché, perché lavorare è un divertimento. Perché altrimenti sai, in azienda dicono: hai capito, sono andati lì a divertirsi. No, ci divertiamo perché comunque, per quanto sia stancante stare qui dalle 8:30 alle 18:30, orario è un orario veramente lungo, però alla fine se hai la soddisfazione di trovare gli operatori che sono interessati al tuo prodotto, stai solamente dando quella giusta carica per poter continuare e non stancarti, ti diverti per questo. Sì, naturalmente era proprio una cosa da chiarire ai fini, come dire, certo. Insomma, gli amici per dicono, cercare, ma tu parti sempre tu e ti diverti, ti diverti, viaggi. Quando dormono mi parti sia in aereo. Ecco, bravo. E allora Fabio, in attesa di nuovi succhi, ovvero di nuovi gusti che saranno disponibili tra poche settimane, sì, in attesa che il prodotto possa essere trovato anche nella versione Oreca, sì, con i 4 gusti disponibili, quindi non 2 come in non questa due, versione, ma 4. Sì, non con la bottiglia che hai appena visto, ma con dei bag in box da fino a 7 kg. Quindi significa poter erogare industriali, nel vero senso della parola. Che puoi andare da un hotel da 18-20 camere ad hotel veramente grandi, con capienze di camere veramente elevate, e poter soddisfare tutte le esigenze, perché nella macchina avrai freddo, quindi acqua fredda o frizzante, e i 4 gusti che ti servono. Bene, noi avremo modo di riparlarne in modo ancora più diffuso, voi nella nostra rivista bimestrale Veni News, voi nel nostro sito veninews.it, il sito italiano dedicato all'informazione nella distribuzione automatica più seguito al mondo. Noi quindi avremo modo di poter informare gli amici che ci seguono in tutto il mondo, se naturalmente voi riuscirete a mandarci per tempo tutte quelle che sono le novità
curiosità legate a Bevila Così, la frutta in succo. Fabio, sei stato come sempre molto cortese. Io, ora che spegniamo telecamera e microfono, comincio a fare scorpacciata dei vari succhi, perché a fine giornata possiamo permettercelo finalmente. A fine giornata sì. Anche perché non si pranza, quindi. No, ahimè, ma loro non lo sanno, loro pensano tu vai a divertirti. Non si pranza nemmeno, non si pranza. Benissimo. L'annunciatrice dice che il tempo è scaduto, noi nel frattempo dunque continuiamo, se magari troviamo qualcuno strada facendo nel corso dell'uscita lo intervistiamo, altrimenti rimandiamo a domani nuove altre interviste. Fabio Russo per VenenTV.it qui a Venditalia 2015 insieme a Fabio Cottone di Bevila Così. Ciao a tutti, buona serata.